Direttamente dalla cuscinetta magica, oggi 29 di marzo, benvenuti a un nuovo video. In questo nuovo video recensiremo ed assaggeremo e anche cucineremo i bocconcini della Teneroni con petto di pollo, prosciutto cotto e mozzarella. In poche parole è una novità. L'ho presi comunque al Conad del centro commerciale della Noce. Ok, adesso accendiamo il fuoco perché poi andranno cotti in padella. Abbassiamo la fiamma. Prendiamo sempre una zaccagna e riapriamo. Oppure si possono aprire anche così senza zaccagna. Ecco qua. Ok. Aggiungiamo un filino d'olio. Facciamo almeno scaldare un po' e poi li mettiamo. Apriamo. Buttiamo dentro. Ci vorranno circa 7 minuti. Andiamo pure a girarli un po'. Nel frattempo buttiamo via. Ok, adesso prendiamo un piatto che qua andiamo a buttare, giustamente. Prendiamo una forchetta. Già si stanno un po' rosolando, come si può notare, ancora un po' di minuti e si possono togliere.
mancherà ancora 3 minuti scarsi. Magari prendiamone una per sezionarla, per vedere se è fatta. In effetti aspetterei ancora un minuto. Comunque già sono comunque dorate, lascerei ancora un pochino, magari in altri 10 secondi. Ok, molto bene, adesso spegniamo, tra poco spegneremo il gas. Ok, gas spento, ora ci aiutiamo con una spatola per prenderle. Qua. Ok. E adesso dunque andiamo a tavola. Ecco qua. Già una zaccagna pronta all'uso per tagliare le polpette. Ok. Molto bene. Eccola qua. Tagliamo per bene, per vedere. Molto morbide. Ora assaggiamo. Buonissime, devo tornare a 10, dare un bel 9. Quindi se le trovate in giro ve ne consiglio l'acquisto. Che dire, niente, ci vediamo alla prossima.